Ciao ragazze e ciao ragazzi, mi vedete sistemata e ambientata nello stesso modo perché in questi giorni non avrò molto tempo per me stessa e quindi anche per il mio canale e la possibilità di girare video, di registrare video, quindi ne approfitto questo pomeriggio che ho un paio d'ore a mia disposizione per registrarne diversi. Questo è un video tag, è una vita che non faccio un video tag, questo tag non l'ho mai fatto, l'ho sempre visto girare negli anni su YouTube, ho sempre detto prima o poi lo faccio, prima o poi lo faccio, ma non l'ho mai fatto. Questo sarà il video tag, cosa c'è nella mia borsa. Questa è una borsa da, come lo posso dire, da corso di formazione, lo direi, perché in questo periodo sto frequentando un corso di formazione, sono appena tornata a casa, quindi la borsa è ancora piena come l'avevo riempita stamattina. Magari più in là ne farò una, cosa c'è nella mia borsa versione giorno non c'ho un Kaiser da fare, cosa c'è nella mia borsa versione sto andando in palestra, cosa c'è nella mia borsa versione ho una pochette che c'entra sul cellulare dentro, che poi sarebbe interessante. Comunque, la borsa che ho portato oggi è questa a cartella abbastanza grande, ha due manici, uno un po' più corto e questo qua più lungo. Io la volevo anche con il manico, quello a mano, ma non l'ho trovata. L'avevo visto da Bershka, poi me lo sono fatto sfuggire, ma prima o poi me la compro. Sì, iniziamo a vedere cosa c'è nella mia borsa. La borsa si apre così. Allora, c'è una tasca più grande dietro e questa più piccola avanti. Qua ci tengo normalmente le chiavi della macchina e di casa che ho già messo da parte, quindi non ve le posso far vedere, e poi ci ho messo il telefonino. Questo è un Nokia 640 se non sbaglio, c'è anche della foto di Amelie. Ciao, ci ho messo la cover rosa oggi, queste qua plasticose piccoline. Poi andiamo a vedere cosa c'è nella tasca grande. Cosa spunta per primo? Una plasmina leggera, rosa, molto veramente delicatissima, non so se riuscite a vedere la mia mano, ma non è più il tempo di andare in giro con il collo scoperto, quindi ne ho presa e ne ho buttata una in borsa. Poi fuoriesce, aspettate un attimo che si è incastrato, il quadernone che sto usando in questo periodo per seguire le lezioni, un semplice quadernone. Poi, allora, il portapenne a forma di anguria che è stupendo, bellissimissimo. Dentro ovviamente ci sono, c'è una chiavetta USB, un evidenziatore, una penna blu azzurrina in gel, una matita, due penne, questa è finita, la devo buttare, anzi lasciamola fuori. Poi c'è un temperino e due gomme, una microscopica e una tonda che una volta c'era Twitty ma si è cancellata ormai. Questa me la regalò mia sorella che siamo ancora alla triennale. Questo è lo stesso borsello che portavo quando andavo all'università, quindi è rimasto questo. Poi c'è il mio portacchiali, ora all'interno ci sono gli occhiali da sole, da vista, cioè graduati praticamente. Sono di Sergio Tacchino, oh mamma, che comprai tantissimi anni fa, ma mi sono così utili e comodi che per ora non li voglio cambiare. Faccio vedere pure come sto, ma non so se è mai capitato l'occasione di farveli vedere. Io li adoro tantissimo. Mi piacciono anche se ho i capelli raccolti o sciolti. Poi essendo graduati sono di una comodità assurda. Poi c'è un borsello, un stuccetto dove ho le cose elettroniche. Dentro c'è una batteria, una power bank, un paio di come si chiamano? Non mi ricordo come si chiamano. Adattatori, chiamiamoli così. Da una parte tutti e due hanno l'apertura USB e dall'altro queste più piccoline, una un po' più grande, un'altra un po' più piccola, una mi serve per il telefono e l'altro per l'MP4. In questa busta ci sono le cuffiette del cellulare, poi c'è l'MP4 con le sue cuffiette. Prima questo lo tenevo in un altro borsello, ma mia sorella quest'estate ha fatto prestito. Poi c'è una penna, quelle là che si può fare
usare il telefono in più e anche una penna. Era tutta rossa, ma si è tutta rovinata, quindi ora è argentata. E poi c'è, vabbè, i documenti della tessera del lavoro, come si chiama? Il beige del lavoro, non mi usciva il termine. Poi c'è il kit di sopravvivenza trucco, praticamente non c'è niente. Io fisso dentro ci sono le salvettine asciugasebo, queste sono della Wycon. Poi metto le matite occhi che ho utilizzato nella giornata, in questo caso sono queste due. Questa azzurra è dell'Eufytra Skin Color P29 azzurro metallizzato che ho messo sotto. Sopra invece ho tracciato la linea con quest'altra blu scura, questa era delle Elan, il colore blu oltremare. Poi c'è il mascara Top Coat definizione e volume di Kiko, che sta quasi agli sgoccioli, e questo lucido labbra sul rosa, che non c'è scritto manco più di chi era o di cosa era, ma è molto idratante, quindi spesso e volentieri questo lo butto in borsa di mie, cioè, a prescindere da cosa ho messo la mattina. Ma vieni qua. Poi c'è la mia agenda di quest'anno, che è tutta fiorellosa, senza agenda io non campo. Poi c'è un organizzatore da borsa, all'interno ci sono un porta documenti dove dentro c'è la carta d'identità, la patente, la tessera sanitaria e altro. Poi c'è una piccola lima per unghie se mi dovesse saltare un'unghia, non rischio di stare tutta la giornata a mantucchiarmi le mani. Poi questa è questa, non la dico nemmeno perché non dovrebbero essere qua, lo so. Un pacchetto di fazzoletti, che è un miracolo, e questo gel detergente per mani senza risciacquo della Stenom, la vecchia versione. E poi c'è il mio portafoglio storico, lo tengo dal 2009 forse, della Guess, mi fu regalato per la laurea. Ci sono soldini spicci, tessere fedeltà, ma qua la tessera universitaria. Ah, il bigliettino del parrucchiere, devo chiamarlo. Un po' di soldini. E questo. Poi, sempre qua dentro, avanti c'è un'altra tasca che non mi ricordo che ci sta. Ah sì, c'è un cosino per pulire lo schermo del cellulare e un appoggia borsa della Carpisa, fu un regalo di mia cugina adoratissima, però è un bel po' che non lo utilizzo. E ho finito, questo era tutto ciò che c'era nella mia borsa, come possiamo dirla, nella mia borsa, non so neanche come dirla, nella mia borsa, vabbè, cosa c'è nella mia borsa, non ci impelaghiamo in argomentazioni che non ci competono. Spero che questo video vi abbia fatto compagnia e abbia strappato forse un sorriso. Io vi mando un grosso bacio e vado a registrare un altro video. Alla prossima, in gamba!